Dica, dimmi. A lei la parola. Ok, buonasera a tutti, come state? Bentornati sul mio canale, benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi sono in compagnia dell'ospite Alfa e dell'ospite Beta, eccolo. Eccoci. Come non farsi Si riconoscere? tratta di mio marito. Eccoci qua. Sono Allora, posto? Sì. Ciao. Ciao a tutti. Spaccato qualcosa ci ho buttato giù sedendomi. tutto. Benvenuti in questo nuovo video. Perdonate il tono di voce basso, ma c'ho un po' di Raschietti. costipazione, eccetera, eccetera. Poverino. Vabbè. Succede. Allora, siamo qua perché dobbiamo farvi vedere Gli acquisti? una sequela di prodotti. Sono acquisti che sono stati fatti presso una catena di discount che è stata suggerita da Silvia, da due persone che seguono No, non è stata suggerita da me, è stata a suggerita. Silvia, da due persone che Vedi che? seguono i video, Sì. e si tratta della catena, che è un franchising, Sì, suppongo, sì, che si chiama sì. Cioè, A. sì, credo. Beh, sono due, penso che ce ne saranno altri in altre parti d'Italia, l'avevo visto. Comunque si chiama Action. Non Ok. so se voi la conoscete. Action. Action. Dovrebbe essere un discount, così dicono che è un discount. Così Dai dicono. prezzi pare che lo sia, Esatto. giusto? Vende di tutto e di più, Come lo roba. possiamo definire? Un bazar? Ma Vende. non tanto bazar perché, boh. C'è un po' di tutto, eh. Sì, vende dai prodotti alimentari. Escludiamo frutta, verdura, surgelati, Freschi non li pasta, vende. vende più roba tipo merendine, Porcate. porcate, Per quello che stiamo facendo questo dai video. casalinghi, dai prodotti cosmetici, dai prodotti per la casa, Sì. illuminazione, una piccola sezione diciamo Animali domestici di anche? tecnologia, roba elettronica, roba per animali, Fai da te, fai da hobby, te, insomma tempo un po' di libero? tutto. Sì. Ecco, sì, quindi forse bazar è anche la Un parola bazar giusta. con in aggiunta qualche porcata. Infatti noi siamo qui per mostrarvi gli acquisti del sabato. Li Esatto. abbiamo fatti da Action, perché oggi abbiamo festeggiato il nostro anniversario, siamo andati a mangiare fuori e poi il pomeriggio l'abbiamo dedicato al giro per i negozi. Di solito Esatto. facciamo delle gite, ma quando fa freddo ci chiudiamo nei negozi, confermi? Sì, e siamo andati a mangiare da Dispensa Emiliana, che si trova Emilia. Emilia, Dispensa Emilia, che si trova qua a Torino al parco Allegro. Alegru, al centro commerciale Alegru. Si mangiano Buona. le tigelle, Sì. la pasta con ragù, le cose tipiche emiliane. Esatto. Volevo dire emiliana e romagnola è uscita una cacata, ma quello è. Quindi siamo qui riuniti oggi per mostrarvi i vostri. No, i vostri no, aspetta, I nostri non prodotti, riesco a parlare. non c'è problema, non c'è nessuno che ci corre dietro, possiamo andare Hai tranquilli. ragione, meno male che ci sei tu nella mia Dai, vita. Dai, cominciamo. cominciamo. Bando alle ciance e ciancio alle bande, Diciamo solo l'ultimissima cosa, non è dai. Vai. la spesa la facciamo già in settimana, ok? Che qualcuno dica, ma non avete comprato? Non è la spesa, No, sono non è acquisti del spesa. Non è cavolo. spesa. Lo intitolo così? Acquisti Acquisti del del cavolo. cavolo. Ecco, lo intitolerò così questo video, Ok, ok? direi di cominciare. La busta è qua. Allora, Vai col partiamo con primo. quelle cose lì. Parto con E questi. sono già sul tavolo. Perfetto. Allora, come vi abbiamo anticipato, vende un po' di tutto. Sì. Quando siamo andati, a me è caduto subito l'occhio È su una caduto. cosa che a me serve, perché nel mio hobby, Solo a te, che non a me anche. è vero, serve anche a te, però vabbè, adesso lo sto raccontando io e dico Infatti, serve scusa. a me, vabbè, comunque serve a tutti e due, no, comunque a parte gli scherzi, mi è caduto l'occhio su un prodotto che effettivamente vale il prezzo, Vai, perché mostralo. come sapete, seguendo anche il profilo Instagram, Ma io. soprattutto seguite il suo profilo Instagram, che è un grande artista. Simo84 Paintings. Ve lo Esatto. metto nell'info box. Mi diletto a fare delle riproduzioni su tela, Non essere modesto, sei un artista, sei un e pittore. vendono questo popò di pacchetto con tutti questi colori acrilici. Noi Sono usiamo ben, l'acrilico per sì, dipingere. a me piace l'acrilico. Sono 24 tubicini. Vedete che ci sono tutti i colori più disparati. Ed è stato un grande acquisto.
Quanto? Stiamo aspettando il Siamo sui prezzo. 4 euro alla 4 euro. fine, cioè una roba 24 così. colori, 4 euro. Poi se, non so se vedete, ma sono tutti colori un po' particolari, cioè non ci sono i classici colori primari, ci sono anche qualche colore fosforescente, insomma, varie sfumature di tonalità. Che possono sempre servire, quindi Ovvio. ho ritenuto giusto comprarlo perché li usiamo sempre e vanno bene. Ti adoro. Non ce la facciamo più, io sono alle cozze, non ce la faccio più. Poi, ovviamente, colori serve la tela Beh, anche, ovvio. e Quindi abbiamo una tela questa quadrata, tela quadrata e questa tela rettangolare. rettangolare, che hanno il Prezzi? modico prezzo di Ah, non lo so un euro e io, l'hai presi tu? qualcosa, forse. 1,80 euro? Sì, 1,80 euro, siamo intorno ai 2 massimi. euro. Esatto, Mettiamola così. Quindi esatto. conviene abbastanza. Non di Poi, più. sempre Poi. da Action, avevo acquistato la prima volta che siamo andati, perché questo è stato il secondo giro. Al primo giro avevo acquistato queste vitamine per i capelli e per le unghie. Il marchio è Innovit, non ho ancora capito se vengono dalla Cina o dall'Olanda, perché non lo so. Comunque ci sono un sacco di vitamine, biotina, insomma tutte quelle cose che per i capelli sono utili. Le sto già prendendo da un po'. Si mangiano due orsetti, si gode di questo dolce e intanto sono vitamine. Le avevo pagate 4,99 euro nel primo Action dove siamo andati, cioè quello di Moncalieri. Nell'Action di Beinasco, non si mangia, cioè non si parla con la bocca piena, ma non importa. Nell'Action di Beinasco costano 5,49 euro. Io, Simone, non abbiamo capito questo divario di prezzi, a che cosa è dovuto. Non lo so. Le consiglio? Non lo so. Vedete un po' voi. Tanto sono buone, male non fanno, quindi vanno bene. Non si ripropongono, ok. Bene. Aspetta, sono orsetti al blueberry, che non so bene cosa sia, se è lampone o mirtillo, comunque sono buoni. Poi, prego, io tengo aperto. Sto mangiando, puoi presentare Ah, va quello che trovi. bene. Allora, abbiamo preso una cosa che in casa noi ci serve sempre, un rotolo di carta forno, un Un ruotolo. ruotolo di carta forno, ce 8 l'abbiamo qui, metri, 8 metri. Quanto l'hai pagato? 77 centesimi, 8 metri di carta forno e Benissimo. un ruotolo. Non Poi sono i fogli. Silvia è andata col suo mirino Sì, hai ragione, telescopico dovevo dirlo io. a... ce la fai? Ci provo. Vai. Allora, facciamo un discorso. Tutti gli appassionati di profumi, che però non hanno voglia di spendere tanti soldini, consiglio di andare o da Primark o da Action, perché ci sono dei profumi che costano 1 euro, 2 euro, 3 euro, massimo 10 euro sui 100 ml. Profumi non di marca, come queste due cagatine che ho preso adesso, e profumi di marca, come ad esempio Lamborghini, Mustang, Adidas, cose così. Nei profumi da 99 centesimi c'era questo 15 ml da uomo del marchio Varanti. Si chiama Redstone. Sicuramente sarà un dupe di qualcosa, non lo so. Comunque è buonissimo. Ho lavato le mani due volte e si sente ancora. E l'ho preso per mio marito, visto che oggi sono 15 anni che povero Cristo mi sopporta. E secondo me un profumo da 15 ml è un po' poco, vero? Dovrei farti Ma una statua di vabbè, marmo. di Carrara però. Beh, certo. Non marmo del discount, No, marmo di vero. Carrara. Quindi ho pensato di regalarti 99 centesimi di profumo. Ma che razza di Grazie, moglie sono? guarda. Top, numero uno. Veramente. Quindi questo si chiama Redstone. Sai che potrebbe essere, visto il nome, visto il pack, un taroccone di un Ferrari? È buono Ferrari. Ferrari, i profumi Ferrari sono buonissimi. È Io veramente. avevo il red e il Lo black. senti, eh? È un Sì. qualcosa di talcato, però. Siamo sull'orientale, buonissimo. Poi, altro profumino da donna, questo l'ho preso da regalare, non da tenere io. Quello lì da uomo era un eau de toilette, marchio Varanti, nome Redstone. Scusami amore, dico solo più questo, poi lascio te. E poi ho preso Royal Touch Forever Eau de Parfum, sempre 15 ml, sempre 99 centesimi. Comprato da regalare, non da tenere, perché ho tanti profumi ancora da farvi vedere che mi ha regalato mio marito. Per l'Epifania, ve li devo ancora far vedere con calma. Scusate,
Vado io ancora con questi? Vai, perché devo capire un attimo cosa ok, ma quelle potevo farle vedere, non era... Le ho solo appoggiate. Ah, ok. Ho comprato, siccome domani è il compleanno di Fiorenza e ci ha invitato al suo compleanno, ho comprato i cappellini da festa. Ne ho comprati di tre tipi. Ho preso le tigri, per quando farò io il compleanno, se sono viva, dicembre 2023, ancora lunga. Le tigri, perché mi rappresentano bene. Ho comprato gli squali per quando farà il compleanno mio marito ad agosto. Guardate, ditemi se non è uguale mio marito e lo Street Sharks. Perfetto. Invece per Fiorenza ho preso gli unicorni rosa, che non ho qui, ma li ho lasciati in macchina perché domani appunto andiamo da loro e quindi poi faremo la foto con i cappellini da unicorni. Io queste cose qua, ragazzi, le amo. Scusate, lo so, sono cose inutili, ma è ovvio, se vai da Action mica vorrei comprare cose utili, dai. Questi li ho pagati 79 centesimi, sono 6 cappellini e ne ho presi appunto di tre variabili, 8, 16, 24, avrò pagato 2,40 euro tutto. Poi, come ho detto prima, c'è appunto tutta questa roba anche per fare i parti. Un attimo, Panky. Panky, stiamo parlando. Un attimino. Che diavolo. Devi rispettare i turni di parlata. Se no, lo prendo in braccio. Ecco. Abbiamo visto che ci sono anche, se avete bimbi, se volete fare le feste di compleanno, ci sono anche tutte le variabili, le varianti di palloncini, gonfiabili, candeline, sì. Maschere, per penso che adesso anche per carnevale che arriverà, sì. Andranno ci a sono riempire. Anche i coriandoli. Ci sono anche i coriandoli, le stelle filanti, c'è un po' di tutto, ok? Povero Panky, sì. Poi di questo qua? Poi ho preso un detergente intimo solo perché erano 400 ml, l'ho pagato 1,59 euro, poco, conveniente. Il marchio me lo sai leggere? Il marchio qua sai c'è leggere? Scritto... Aspetta. Aspetta, prova. Inizia con la I. È una I? No. No, il marchio è questo qua, Intimate Care. No, Intimate essere. Care non credo che no, sia non il marchio, è marchio ma vuol allora dire... vorrà dire la cura per... una gastroneria, allora non so no, qual è. No, forse Intimate Care. Perdonami. Avevo ragione. Intimate, sempre. Hai sempre ragione tu. Come cazzo è possibile? Non lo so. Intimate Wash Gel, Intimate Care. 400 ml, 1,59 euro. Non so come sia. Boh, eravamo in carenza, l'ho presa. Oh, poi abbiamo anche questo per te. Poi mi sono presa del marchio The Beauty Depth. Non lo conosco. Uno scrub al caffè. Caffè, guaranà, estratto. Quindi scrub con estratti di caffè e guaranà. Sono 250 ml, forse mi servirebbe lo scontrino, mi sembra di averlo pagato 1,79 euro. Non è uno scrub detergente, è proprio solo uno scrub. Lo passate sotto la doccia e poi dopo vi passate il bagnoschiuma e vi lavate via. Vediamo com'è. Non avevo più scrub perché ho finito anche i campioncini, per cui me lo sono preso. Costava veramente poco, per cui... Però vediamo, non ho idea di come sia. The Beauty Depth, 1,79 euro. Ok, poi questa qua? Abbiamo quella e ce n'era anche un'altra? No, non mi sembra. No? Sì, ho capito cosa intendi. Ho preso questo hand mask, che è praticamente una maschera per le mani screpolate. Perché in questo momento sto usando la Neutrogena. C'è stato un cambio di vocale. La Neutrogena. La Neutrogena. Neutrogena e non mi fa proprio impazzire. Boh, si vede che io con le creme mani c'ho un po' di sfiga, non lo so. Comunque mi sono presa questa maschera qui semplicemente perché costava 99 centesimi e vabbè, vegana non mi interessa, con noce di albicocca, con olio di noce di albicocca e vitamina E, nutriente e idratante. Boh. Io dico che Action è il posto perfetto se uno deve fare un regalo di beauty, costa tutto 99,69 centesimi. Ragazzi, fate un pacchetto, prendete una busta regalo dai cinesi, 99 centesimi. Passo numero uno, prendete la busta. Ok, andate lì, comprate un sacco di creme per il... non creme, un sacco di maschere per il viso, per le mani, per i piedi. Profumini tipo questi a 99 centesimi, mettete dentro il sacchetto, chiudete e fate felice una persona che ama tutti i prodotti beauty. Comunque, hand mask, la provo, ve lo faccio sapere. Ovviamente questa è sempre made in China, ovvio. Però è bellissimo, è il pack, molto molto carino. Tutte cagate mie, ho preso, hai ragione. Allora, poi ho preso i cerotti per levare i punti neri, che li ho fatti l'altro giorno, dopo tantissimo tempo che non lo facevo, ne è venuto via uno gigante. Tutto il resto, boh. E sono questi qui. Si chiamano Pore Strips for the Nose. E sono, quanti sono?
6. 6 Pisces. E la cosa bella è che hanno tutte fantasie diverse, quindi due sono maculati, altri due sono zebrati e altri due puntinati, a pois. Quindi li utilizzo e vi farò sapere. Anche questo è made in China. Questi pagati 99 centesimi o 69. Dovete sapere che da Action ho il 69 o i 99 centesimi, non c'è la via di mezzo. Quindi ho 79,99, il prezzo è iper conveniente, quindi se funzionano bene, addio Nivea Clear Up Strip, benvenuti Cleansing Pore Strips. Wow. Che pronuncia, eh? Sempre per quanto riguarda il make-up, sinceramente vogliamo mettere agli atti che di tutta questa roba non ce n'era assolutamente bisogno? No, per niente. No, mettiamolo agli atti, sì. Sì. Che non c'era bisogno. Assolutamente, però già che ero lì non mi sono comprata più niente, ma chi ci crede a sta cosa? Insomma, ho comprato delle matite per occhi e labbra, una sequela di matite che sono 4, 8, sono 10 matite. 10 matite che vanno bene sia per gli occhi che per le labbra. Il marchio è Max & More Cosmetics, sono tutte made in China e vi consiglio, se le comprate, di metterle solo sopra la palpebra oppure esternamente, non dentro l'occhio, ecco, di tutti i colori possibili. Quella che interessava a me, vi dirò la verità, è questa qui dorata, però c'è dorata, nera, viola, blu scuro, verde, petrolio, poi c'è un blu bellissimo brillante, poi c'è un malva, un marroncino, un rosa nude e un bianco. 10 matite, occhi e labbra, vedete un po' voi per quale destinazione d'uso usarle. Costavano 2,49 euro, sono 10 matite, dai, costavano veramente poco. Qui dietro trovate tutti i colori. Devo fare un Get Ready With Me, dove le uso? Assolutamente sì, devo ancora fare Get Ready With Me, dove faccio il trucco di Janet Jackson. Scusate, sono un po' in ritardo, siamo, avete ragione. Sono tutti lì che dicono, sto trucco, non è nessuno, io da sola. Va bene, Max & More, vediamo come sono. Diciamo che le mie preferite sono dorata e blu elettrico. Ok, adesso stacchiamoci un attimo dai prodotti beauty. Dalle cagate alla grande. Sulle porcate. Oh, vai. Abbiamo questi torroncino soft nougat. Sono tocchetti di torroncino morbido. Che imitazione? È un'imitazione di una roba che non credo che si trovi più. Da Tiger, una volta, trovammo vicino alle casse. Quando usa il passato remoto, ragazzi. Incredibile. Causa svenimenti a tutte le donne. Trovammo nella parte dolciaria di schifezze vicino alle casse, sì, le bustine con sempre questi tocchetti di torroncino che erano una cosa, cioè, che dava dipendenza. E quindi io, rivedendoli lì, ho detto, ma perché non ricadere nella dipendenza da torroncini? Vediamo se saranno buoni. Ho i miei dubbi che sono buoni. Allora, sappi che questi, a differenza dei di quelli di Tiger, questi non sono alla mandorla ma sono con le arachidi e poi hanno anche la frutta secca, vuol dire che hanno anche i canditi dentro. Quindi una gran porcata. Quanto sono? 170 grammi, made in Holland, quindi parliamo di Paesi Bassi, Olanda, marchio Marandi. Questi credo di averli pagati 1,79 euro. Bisogna vedere lo scontrino. E chi ce l'ha? Nella tasca della giacca. Ciao, Punky, vai a prenderlo. 1,79 euro. Poi abbiamo un'altra porcatella. L'ho presa io, Anzi, due. Sono due. Due porcate. Perché sono delle palline crunchy. Sì. Uno, allora, sono della Choco Moment, che non so da dove arrivino. Credo dal Belgio. Non ne ho idea. No, the Netherlands, okay. Paesi Bassi. Paesi Bassi, però mettono una bandiera italiana, non si capisce perché. No, ma sotto c'è anche quella del Belgio, però. C'è anche c'è quella un del casino, Belgio. Quella del Belgio. Si capisce un cazzo qua sopra, comunque. Abbiamo questi palline di crunchies alla stracciatella e abbiamo questi alla fragola, credo. No, no, raspberry, raspberry cos'è? lampone. Al lampone. Vedete che c'è tipo qui la. Come si chiama? Oddio. È un affogato. Tipo un affogato. È un Sandi. Esatto, c'è scritto Sandi. Quindi in coppia abbiamo questi due. Credo che arrivino sempre dallo stesso Sì. made in. Netherlands, Abbiamo Paesi Belgio, Bassi. Olanda. Allora, ascolta, la bandiera del Belgio, stiamo facendo un casino, non so se hai notato, Sì, capisco niente. prego. Allora, la bandiera del Belgio c'è perché c'è scritto che usano il cioccolato belga, Ok. ok?
Qualcuno dirà, ma perché hai preso proprio queste cose? Perché già l'altra volta che siamo andati da Action avevo preso due porcate che erano il Lion al cocco e il Lion al caramello biondo, bianco. Esatto. Allora, li ho mangiati, ve ne parlerò nelle porcate, nel video sulle porcate alimentari, non li ho ricomprati perché sinceramente non li trovo prodigiosi. Costavano pochissimo, quindi ODS Store, abbasso i tuoi prodotti e viva i prodotti di Action. Però non li ho ripresi e quindi ho voluto buttarmi su queste praline qua. Fatto bene? Non lo so. Chi lo sa? Tieni un attimo. Sì, scusami. Allora, abbiamo preso una cosina per... Sì! Per i gatti. Il nostro micio. Sì! Facciamo vedere cos'è la cosina per il nostro guarda, micio. Guarda, tanti! Guarda cosa ti ho preso. Non gliene frega un cazzo! Come detto, abbiamo una sezione anche di giochi e alimenti per cani e gatti, anche sì. Uccellini. Anche per coniglietti. Anche c'è per qualcosa. Coniglietti, forse anche pesciolini. Sì, sì, sì. E sì, ci sì, sono sì, anche sì, questi giochini, quindi sì, abbiamo preso un giochino per Punky. Ed è una trottolina, vedete? E all'interno va messo il tubetto, io chiamo i tubetti, dei croccantini, quelli della Felix, Felix, quelli che volete voi, poi girate la trottolina, dentro c'è anche una campanellina e lui deve far uscire il croccantino. Esatto. In teoria. Stasera lo metteremo alla prova. In teoria al nostro micio non gliene frega una mazza di queste cose. È vero, nel caso provatelo con il vostro, se avete i vostri amici animali. Lui è un principe, non lo vedi come me? Pelosetti. Sì. Ok. Bene. Poverino, viene preso. Muore quelli là. Oh, quelli parli questi. Tu. Allora, parla tu. Questi qua, Silvia li ha adocchiati e ha detto questi sono miei. Subito. Quindi, infatti c'è la carta. C'è praticamente solo la carta. Solo l'incarto. Allora, è un prodotto che io non ho visto pubblicizzato. Io non l'ho vista. La fanno. Però, se la tu l'hai vista, ci fidiamo. Allora, è un prodotto della Milka. Vedete voi se fidarvi. Avete presente... I moretti. I negretti. Come sono quelle si chiamano? Cupolotte, quelle capocchiette sì, col cioccolato al latte dove sì, all'interno c'è la spumina bianca. Bravissimo! Bene, che immaginate buone. Goku che diventa Super Saiyan. Però sono più piccoli questi. Sono più piccoli, però, sono potenti. Scusatemi. Si chiamano Melo Cakes, sono 6 e sono piccolini. Sotto c'è il biscotto, a differenza del moretto, che il moretto ha una cialdina, qui c'è il biscotto come fosse un Twix, poi c'è questa roba qui di marshmallow e poi il cioccolato al latte e Milka sopra. Vi dico solo che ho gli angoli della bocca che un po' liquidano, ok? Esatto. Salivano. Ne abbiamo mangiati io 3, lui 1 e mia zia 2. Che trio che siamo. Io di, a dare di un voto su queste cose qua... Stai male, cioè, no. Però io questo li metto comunque nei finiti e non è detto beh, che tutti guardano. Allora, caro Melo Cakes e cari voi che state guardando questo video con questo prodotto, ci rivedremo più avanti. Comunque, ricordatevi sta grandissima porcata. Amore, andiamo perché non ti apri un canale che c'è del talento? No, lascia perdere. Allora, una cosa che ho comprato al Lidl, che non c'entra assolutamente niente con Action. Tornando da Action siamo passati al Lidl. E siamo anche andati... Minchia, con la doppia D, la Lidl! Esatto. E poi avevamo fatto anche un giretto dentro le gru. Non so sì, se volevi far vedere... Sì, tutto faccio vedere. Allora, boh, c'è anche una cosa dentro... Comunque, presa dentro minchia, sono staccati due pezzi. Lo metto in frigo. A Lidl ho preso questo formaggino vegano che sembra un galbanino, fatto ovviamente con olio di cocco. Tutti i formaggi vegani sono fatti o con olio di cocco o con frutta secca tipo anacardi. Lo proveremo e vi faremo sapere anche questo nei prodotti finiti, cioè delle porcate. Quindi lo metto già in frigo, perdonami, ma improvvisamente si sparisce dal video e si ritorna. Bene, allora, poi cosa abbiamo preso? Ah, questi qua. Ritorniamo sul lato beauty. Sì! Abbiamo questo burro cacao. Che allora è... ragazzi, hanno una sezione di balsami labbra pazzesca, sempre cinesi purtroppo, lo so, o delle principesse Disney o di altri, li hanno anche delle Mentos e delle Fruitella. Madonna. Ok, e io ho scelto questo qui Risis perché volevo provarlo in diretta con loro, quindi io adesso lo apro e lo uso e poi ho preso questo qui della Pepsi. Allora, se lo farò vedere. Sì, questo della Pepsi è questo qui, questo è Risis e quello è Pepsi, lo provo adesso subito. Va bene. Sì. Siamo qua tutti in attesa. Sì, 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 tutti. L'hai messo? Un attimo, devo aprirlo ancora. Com'è? Sei simpatico, eh? Madonna. Questo lo diciamo. Questo va detto. È piccolino. È piccolino, è proprio mignon. Risis, non so se sapete cosa sono quei dolcetti americani, tipici statunitensi, che hanno, cioè sono costituiti da burro d'arachidi puro.
puro, non lo so, dolcificato anche. Ragazzi, io lo Allora, non è provo. da mangiare. Non è da mangiare anche perché è cinese, quindi se... Oddio, Oddio, oddio. oddio, oddio. È arancione innanzitutto, non capisco il motivo, però... Però? È presente la colla Prit? No, non è vero. Mazza, che buono. Allora, le grandi YouTuber per far vedere Madonna, come veste un rossetto questo è da o mangiare. un balsamo labbra fanno sempre il naso a cannuccia. Quanto sono orrenda col naso a cannuccia? E questa è la dimostrazione che non sono una vera YouTuber. Ti È piace? È buono, eh? buonissimo. Provalo, provalo anche tu. Così se è cinese radioattivo, in due, minchia, amore, stacchi anche i pezzi. No, è che si stacca lui proprio. Molto buono, devo dire, il profumo è eccezionale. Sì. È un piccolo chapstick, veramente Chi è? pesante. Chapstick, sai cosa vuol dire chapstick? No. È un marchio di burro cacao che esisteva, burro cacao, burro cacao, che esisteva nei primi anni 2000. No, questa non è cultura, questa è ignoranza. Beh, c'era Mia. comunque... No, no. Non Quindi il so. Risis, molto buono, sa veramente di... Burro d'arachidi. La prova del 9 sarà vedere se esattamente come il burro cacao che mi aveva regalato Fiorenza, il Burt's Bee mi fa screpolare le labbra. Se non me le fa screpolare, Risis, ti amo. Il profumo è eccezionale. Anche quello della Pepsi. Non stiamo ad No, aprirlo, no, poi questo no. Questo non sto ad aprirlo, lo però illustrerai. è una figata. E c'era anche la Mentos e la Fruittella. Cioè, ragazzi, se andate da Action, vi perdete. Questi li ho comprati per te perché sei il marito perfetto, lo diciamo in diretta. Un Non me ne multipack, frega un cazzo delle mie un dediche. multipack di questo snack che è anche questo una sorta di crunchy, dovrebbe Il Daim dovresti conoscerlo, essere. è Ma non una so cioccolata che descriverlo. vendono più che altro all'IKEA, vendono le torte Ah, gelato, ecco, ok. sì, all'IKEA. Ed è una cioccolata particolare, sì, credo che dentro abbia sempre una caramellina un po' dura, ha sbadigliato. Faccio la spia, Ho sbadigliato dietro dietro il l'angolo, Daim, scusate. ragazze, cioè, ti sputtano poi anche. Questi li ho presi proprio per te, per dimostrarti il mio amore. Grazie, 99 centesimi, il profumo è 99 questi. bene. Cioè, cosa vuoi di più? Poi, Poi, cosa abbiamo? salva slip, perché una donna dei salva slip non può fare a meno, no, non è vero. In realtà dovremmo fare a meno dei salva slip, però... Servono, stavo dicendo aiutano, sì, aiutano, servono. 30 salva slip, 79 centesimi, marchio Fema Pure. Spero che non siano cinesi, ma secondo me sono cinesi sicuramente, vero? Mi Chi lo servirebbero gli sa? occhiali. Vedi qualcosa? No, qui c'è scritto soltanto United Kingdom, giusto? Confermi? Sì. Quindi se fosse veramente made in United Kingdom va benissimo. Se fosse made in China, non lo so. Proviamo. Ok, poi mi sono presa due paio. No, Due aspetta, paia. due paia e sarebbero quattro. Quindi un paio di boxer da donna. Perché? Per provare. Perché soltanto gli uomini devono usare boxer? Cioè, se hanno creato i boxer da donna, perché non li dovrei provare? Quindi mi sono presa due Certo. paia di boxer da donna, taglia M, magari erano anche cazzi miei la taglia, però va bene lo stesso. Questi li ho pagati tanto, 4,50 euro, quindi 2,25 euro circa l'uno, vedremo come sono. Li provo, ovviamente sempre color maculato, perché io adoro il maculato, un po' kitsch. Mi viene da sbadigliare, ma non è perché mi sto annoiando, ma No, ma anche se fosse non è un problema. mi viene Anche da questo devo far sbadigliare. vedere. Queste? Falle vedere e di anche perché cosa sono, e anche i biscotti, fai tutto. Allora, abbiamo preso qui da Action, abbiamo visto che c'è anche una sezione Dammela qui, che così sei più vicino ai libero. biscotti di tisane. Sì. Ce n'erano di diversi gusti. Sì. Io ho fatto questa selezione per Di fare gusti. un regalo. Siccome domani, ripetiamo, Siccome domani è... puoi dirlo, il compleanno di dobbiamo andare Fiorenza. a L'ho pranzo detto per il prima. compleanno di Fiorenza. Si è perso un Sì, pezzo. avevo il cervello staccato, Non ti scusate, preoccupare, scusatemi. capita. Allora abbiamo questa qui, Fresh start che con sono delle tisane con curcuma, curcuma, curcuma. ginepro, giusto? No, no, ginger, Ginger, zenzero, curcuma, zenzero. curcuba. Questo video fa il botto. Raffreddore. Allora, curcuma, zenzero, questo cos'è? Liquirizia, Liquirizia. regis,
Basta, ok, sono, in due, sono tre gusti in due righe, vedete? Perché c'è la traduzione. Esatto. Quindi curcuma, zenzero e liquirizia, siccome mio padre Fiorenza e anche sua mamma, visto che vivono tutti insieme, sono grandi fruitori di tisane, infusi, caldi, e allora ci pare giusto regalargli. E poi, Panchi, se non ti metti sopra le tele nelle sfondi, se no vai a comprarmele tu. Abbiamo poi l'altro gusto di ginger, quindi zenzero e limone, sì, giusto? Sì, io non riesco a parlare, amore. Esatto. Anche tu, però. No, il marchio? Ho fame. No, il marchio non è ho fame, ma il marchio è amarti. 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 Amandoti anche. Eccole qua. Come detto, ci sono poi anche molti altri gusti. Per esempio, ah sì, vabbè, comunque per esempio che altri gusti c'erano, beh, forse mirtillo. Chi si ricorda? Ce n'erano comunque altri sì. Tre tipi ancora, tre o esatto. Quattro tipi. Non ce ne ricordiamo. Queste costavano 1,99 euro l'una. Esattamente, poi siamo usciti da... Ah no, c'è ancora una cosa da Action. Sì, hai ragione. E la tengo dai che questa solo, la devi mettere subito. La tengo solo da parte per concludere il... Sempre per il regalo di Fiorenza. Pacchettino poi che dobbiamo fare. Siamo poi andati alla PAM. Alla PAM, tornando indietro, abbiamo preso questi qua. Ricciarelli. Che sono una confezione di Ricciarelli della Sapori con copertura di cioccolato fondente. Ok. E poi... abbinando la tisana con dei biscottini abbiamo questi 750 grammi di biscotti integrali di forno Battistini che presi perché mio padre Fiorenza, ripeto, mangiano solo roba integrale. Stranamente questi signori, a differenza di tanti altri che producono i biscotti e li spaccano, questi sono tutti integri, li abbiamo comprati apposta, hanno una confezione trasparente con praticamente tutti integri. Siamo rimasti sconvolti da, questo, da questa rivelazione. La rarità. Sì. Poi facciamo vedere soltanto che io ho sponsorizzato le borse di Whiskf, ma continuo a usarle. No, perché magari qualcuno dice sì, fai le sponsorizzazioni, poi... Ma sì, ragazzi, uso solo ormai i sacchetti di Whiskf. Ok. Confermi? Sì. Beh. Poi, chiudendo l'ultimo pezzo che... Ho ancora poi delle cose da mostrare. Raccontare. Da Action ho detto mi voglio togliere lo sfizio perché ho sempre avuto un po' la cosa di rendere la nostra zona soggiorno con sapete l'illuminazione ambiente e allora ho trovato questa lampadina che è una lampadina con l'attacco quello classico E27 quello grosso lampadina LED con un telecomando che fa le luci come vedete RGB quindi tutta la selezione di colori dal giallo al rosso al viola, al rosa, al verde tutto quanto che può cambiare anche la luce fredda quella classica ed è dotata di telecomandina adesso la andrò a provare poi magari ve la dirò poi più avanti come la sì, dentro come, le boccate alimentari ci infiliamo anche la ah sì, perché ah sì. Se poi non piace la quanto madre. L'hai pagata? Di che allora, marca è? Allora, qui siamo sui 4 euro, la marca... Ah, così poco? Sì, la marca è della GS. Boh, è ovviamente un prodotto made in Cina. No, conosco. Comunque, vediamo. Però il marchio CE c'è? Sì. CE c'è? Il marchio CE è presente e niente. Vediamo, non è una cosa mia, uno sfizio che mi sono voluto togliere. Vediamo qui. Ma gli uomini, gli sfizi che si tolgono, sono troppo piccoli e pochi. Sì. Almeno io mi accontento di questo. Loro, devo mostrarle. Abbiamo preso poi un prodotto incredibile, raro trovarlo. Raro. Soprattutto in questo periodo, perché... Perché la banana aiuta sempre. Volevo fare... Cosa volevi dire, scusa? Niente, volevo prendere per il sedere la gente dicendo è un prodotto che solitamente non si trova, sono delle banane. Vuoi che lo riregistriamo? No, stai scherzando? Perché? Non c'ho più voglia, no. Che non ho voglia di fare un cazzo. Le banane. Le banane, ragazzi, una che banana al giorno. Sono forte di potassio, ricordiamolo. Ma non solo. E di cosa anche? E di altre cose. Tipo? Non penso che abbiano solo... Tipo, che ne so. Altre vitamine. Altre vitamine, ma poi comunque la banana, una volta al giorno la banana, mangiatela, eh. Ok. Punto. Poi, siamo andati anche alle gru. Sì, che quando c'è? Eravamo alle gru, ho fatto un giro da... Parfois? No, ho fatto un giro da Parfois, non c'era niente. Ho fatto un giro da Coin e c'erano le cose di Parfois. Com'è ecco. Possibile? Spiegami. Perché io questo marchio l'ho visto più avanti dentro Coin Parfois. Appunto, però dico, da Parfois non ho trovato una mazza. E ok, vado da Coin, trovo le cose di Parfois carine.
Allora le ho prese. Ho preso due paia di orecchini, che tanto di orecchini Non ne hai? ne ho circa 1 milione, però è anche giusto ogni tanto dare il cambio, non trovi? Certo. Cioè, butti la roba, i bijou vecchi, per Sì. poi prenderne di nuovi. Hai Secondo me perfettamente è ragione. Sì, vero? Ma infatti. lo so, però. Allora, ho preso questi orecchini qui pendenti da parfois, penso che pesino 18 grammi l'uno. 18 grammi è tanto, 18 grammi. Averceli d'oro. Ho preso questo qui, che è praticamente un metallo brunito. Ma perché noi piemontesi di Torino, del Canavese, diciamo sempre praticamente? Non serve a nulla. Non lo so. Non mi dà anche fastidio. Allora, parliamo bene. Vai. Orecchini pendenti a monachella, quindi vedete che c'è il cosino dietro, ok, il gancetto. Poi sul davanti abbiamo questo pendente con delle pietruzze, ovviamente di plastica color bordeaux, intagliate bene, appoggiate appunto su questo metallo, tutto anche lui intagliato bene, che sembrano quasi degli scudi. Li ho pagati 3,99 euro, costavano 7,99 col 50% 3,99. Non ho capito bene perché la variante in ottone con le pietre nere costava 8 euro, ma anche la variante sempre di metallo brunito e pietre blu costava 8 euro. Solo questi costavano 3,99. Motivo? Non lo so. Bisogna chiedere a Parfois all'azienda, non ho idea. Poi ne ho preso un altro paio di orecchini, un altro paio, sì, e sono questi qui che sono pendenti. Sì, sono un po' pendenti per chi ha il lobo piccolino come il mio. Se uno ha un lobo gigante, tipo quello che aveva mia mamma, o anche la mamma di Simone, che hanno un lobo che ci starebbero 45 buchi, 45.000 orecchini e ne mettono solo uno. Io che ce l'ho piccolo cerco di metterne 80, è normale, siamo fatti così. Quindi ho preso questi qui, non so se li vedete. Sono, come faccio a descriverli? Come li descriveresti? Sono degli scudi con un ventaglio. Sì. Sì, costavano 5,99, li ho pagati 99 centesimi, quindi un sesto. Eh sì, 5,99 pagati 99 centesimi, pagati un sesto, anche questi con i saldi. Carini, carini, dai, tra i due. Tutti comunque più o meno sulla stessa tonalità, neri con rosso scuro bordeaux. Altro da far vedere? Direi No, che perché sono andata abbiamo anche in farmacia, ma credo che non gliene freghi una mazza a nessuno. No, direi Molto che bene. abbiamo finito. Abbiamo finito, queste erano le nostre spese del sabato, tutte cose di cui si poteva tranquillamente fare a meno, tranne che i regali per Fiorenza, perché siamo invitati al suo compleanno. Tutto il resto sono ovviamente sfizi, cose che utilizziamo per i nostri hobby, quindi per dipingere, le vitamine, lo scrub, comunque tutta roba che si può evitare di comprare. Siamo d'accordo. Non spendete soldi, ok? No, ma stai anche tu ogni No, tanto. ma tu hai fatto tutto il video che ti si Sì, vede perché solo io voglio lasciare te la spalla come. destra. Io voglio lasciare Ecco. te come protagonista No, no, assoluto. no, no. Va bene, allora che dire? Vi ringraziamo per essere stati qua con noi. Sì. Vi racconteremo poi i prodotti alimentari e non. Facciamo anche fare un saluto da Panky. Vieni, Panky. È rimasto con la lingua fuori. Ok. Il gatto ogni tanto Ogni mi fa ridere tanto. che si lava E rimane con la lingua e qui. poi Non si rimane capisce così. bene. Vieni, Panchi, facciamo un Allora, saluto. grazie per essere stati con noi. Fatemi sapere qui nei commenti, fateci sapere se conoscete questi prodotti, se conoscete il negozio Action, se avete anche voi dei gatti e li amate tantissimo esattamente come noi. Sì? Sì. E poi cos'altro dirvi? Niente, facciamo fare un saluto. Allora, Panky, ci qua. vediamo al prossimo video, Non gliene ok? frega niente a Non Panky. gliene frega niente, però è bellissimo questo gatto. Sì. Sì. Un abbraccio. Un saluto, buona Scusate se serata. abbiamo fatto un po' di gaffa, ma siamo un po'. Si vede che l'anniversario ci è andata alla testa. Che Cosa vuoi dire? dà la testa? 15 L'atmosfera anni sono tanti, eh. è frizzantina. Vabbè. Panky, vuoi dire qualcosa? Perfetto. Grazie per il tuo Sono contributo. quei silenzi che dicono tutto. Ciao! Ciao ragazzi, grazie, Ciao ciao! alla prossima.